Oh, eccoci qua, io spero mi si senta, direttamente da casa mia. Vi parlo degli ultimi tre film visti a questo festival. Il primo, l'italiano più atteso di Paolo Genovese, The Place. Perché il più atteso? Perché Genovese l'anno scorso è andato benissimo con Perfetti Sconosciuti, se non addirittura 2 anni fa, mi avrei sbagliato. Ci riprova, riprova di nuovo a fare un Kammerspiel, questa volta ancora più stretto, ancora solamente veramente in una location, mentre Perfetti Sconosciuti faceva vedere anche casa di qualcuno, dei personaggi. C'era la strada, il balcone, non era propriamente tutto dentro una stanza. Questo qui è letteralmente dentro un bar, quindi poteva rischiare di fare un film noioso, ci voleva pochissimo. E invece devo dire che Genovese se l'è cavata molto bene, e sto stronzo. Molto intorno ai personaggi, non fa mai la stessa inquadratura. Il cast è stellare, se da una parte ha risparmiato un sacco di soldi girando tutto in 2 settimane dentro una location, dall'altra parte, con 2 o 3 giorni ad attore, si è portato a casa questo film che, insomma, è un film veramente impacchettato benissimo. Gli attori sono in ordine sparso: Valerio Mastandrea, protagonista, Sabrina Ferilli, Marco Giallini, Vinicio Marchioni, Rocco Papaleo, Vittoria Puccini, Silvia D'Amico, Silvio Muccino, Alba Rohrwacher, Alessandro Borghi e Giulia Lazzarini. Allora, da dove iniziare? Forse, nonostante appunto il film punti molto sulla sceneggiatura e sul cast, come per Perfetti Sconosciuti, devo dire che forse il punto debole sono stati proprio gli attori. Perché? Perché hanno recitato in un modo abbastanza teatrale, con quella dizione perfetta. Insomma, se avessero sporcato un po', non dico del romano perché stiamo a Roma, perché è un concetto un po' nazionalista, però nel senso va bene che sia recitato così perché il film è molto astratto, molto concettuale, non vuole essere assolutamente virtuoso, è un film che riassume alla base un concetto semplice: le nostre scelte sono nostre e basta, non ci vengono imposte da nessuno. Questa cosa si ripete per tutto il film, devo dire la sviscera in maniera deliziosa, dando ad ogni personaggio diverse caratteristiche, diverse condizioni personali e quindi con diverse scelte da fare. Mastandrea appunto interpreta questo personaggio neutrale che registra tutte le scelte dei vari protagonisti. Un film per niente banale, nonostante Genovese abbia detto che ha preso l'idea da una serie TV americana, nonostante questo riesce a portare a casa un film fatto bene, fotografato benissimo, con una color che non dà per niente fastidio. Appunto, magari gli attori da cui mi aspettavo di meno, che ne so, Silvio Muccino, sono quelli che mi hanno sorpreso positivamente, mentre magari mi aspettavo un po' di più da Borghi, mentre inizia invece con un italiano fastidiosissimo, poi si riprende. Giallini, devo dire, all'inizio del film ho dovuto leggere i sottotitoli in inglese perché non capivo, impastava talmente tanto. Lì magari comunque il film è stato girato in un bar che ha la vetrina che affaccia sull'incrocio di Via Gallia, quindi capisco che magari c'era un po' di casino, campionare l'audio magari non è stata la cosa più semplice del mondo. Nonostante questo, appunto, il film è tecnicamente girato benissimo, la sceneggiatura è buonissima, cioè si regge tutto su quello lì, è solo parlato il film praticamente, non per questo noioso, anzi l'intreccio che si va a creare tra i vari personaggi è scritto benissimo. Poteva finire secondo me in modo migliore, invece insomma abbiamo voluto fare un po' a tare luce e vino con l'effetto sorpresa, invece secondo me poteva finire molto meglio. Comunque il film non è per niente brutto, a parte per, cioè, le scene con la Ferilli, le odi perché non per colpa sua, coraggio, cioè pure un po' per colpa sua, però devo dire che il personaggio della Ferilli è scritto in maniera molto fastidiosa, banalissima. Ogni volta che arriva c'era tutta la sala che alzava gli occhi al cielo perché era veramente, cioè, veramente scritto male, mi spiace. Quella lì non gli è riuscita particolarmente bene. La Rohrwacher, boh, si conferma di una delicatezza incredibile. Giallini far suo, Mastandrea forse pure lui ogni tanto con quella dizione un po' fastidiosa che deve scandire tutte le lettere non viene benissimo. Il resto del cast all'altezza, un Papaleo in una parte un po' più drammatica rispetto a come siamo abituati a vederlo. E niente, passiamo al prossimo film.